Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Mi scuso se settimana scorsa non ho potuto caricare il video, ma come sapete in quest'ultimo periodo ero molto occupato e purtroppo ho avuto difficoltà sia a registrare che a caricare. Ma non perdiamoci oltre e andiamo all'esplorazione. Ebbene, ora sei ufficialmente uno dei nostri. Ho anche qualcosa per te. Una mela? Tutte le spiegazioni del caso le lascio a te, Rita. Nessun problema. Però pensavo, prof, non è che ultimamente stai battendo un po' la fiacca? Beh, non importa. In fin dei conti sono l'assistente, quindi ti spiegherò tutto ciò che... Mi ha fatto ridere proprio... Beh, il mio compito qua è finito. Tutto con piacere. Quella che hai ricevuto è una mela soffice, un tipo di frutta che cresce solo qui a Lentil. È una mela. Non è che... Ha un sapore dolce e gustoso, quindi i Pokémon ne vanno matti. All'apparenza sembra una mela normalissima. Ma va? In realtà però è leggera e morbidissima. Lanciando le Pokémon li renderai super felici. E meno male. Ora ti faccio vedere come si fa. E la lancio contro quelli via velocità supersonica. Allora sì, le spiegazioni predefiniti. Sì. Per lanciare le mele lancia B. Ok. Ah, così, senza neanche mirare? Tutti i Pokémon ne sono ghiotti. Con che velocità se l'è mangiata? Un punto preciso, muovi... grazie. Proprio come quando muovi il mirino. C'era bisogno, Pikachu? Sì, fammelo fare, però. Gliela voglio lanciare in fronte. C'è qualcos'altro qui, magari? No, c'è solo Pikachu. Pikachu, fermo lì. Sì, lasciami fare. Eccolo lì, l'ho preso in piedo. Ti basterà la mia Epi in alto. Vai Pikachu, diventa obeso. Sai cos'è il problema? Non è facile capire a che altezza, esatto, puoi imparare a colpirli. Basta, io mangio, che me frega. Prendi nota dei miei consigli. Beh, non è che mi hai svegliato chissà cosa, Facile, no? E con questo ti ho detto proprio tutto. Meno male. Mi chiedo a che punto sia il professore con quelle questioni sospese di cui parlava. Oh, ho un'idea. Perché non usi la mela soffice per scattare una, qualche bella foto del prof mentre io tiro qua? Il prof dice che si può usare in un sacco di modi diversi. Hai spiegato tutto? Grazie mille, Rita, come sempre. Lascia che ti aggiunga un'ultima cosa. Affinché le spedizioni procedano senza grossi intoppi, scambiarsi informazioni è fondamentale. Per questo mi chiedevo... Conoscete la Lentil Community? No, perché non ho l'abbonamento. Poniamo che Rita abbia notato qualcosa di particolare durante le spedizioni. Ebbene, potrebbe comunicarlo alla squadra inviando una foto. E io potrei segnalare le cose che ha visto sul monitor. Ma è una cosa di gameplay o letteralmente succede solamente se è online? Perché non penso che lei ci manderà mai nulla di utile. Nel campo base, così come nelle altrove, troverai i messaggi comparire in alto a destra sullo schermo. Sono certo che ti saranno utili. Hai voglia. Dunque. Oh, aspetta, nuova mini sfida c'era scritto. Fermo, torna indietro. Tutte le mini sfide. A volte Florgrass sembra richiamare a sé le forze della natura. È un comportamento insolito che vorrei documentassi. Ma queste mini sfide mi rimangono fisse, nel senso, se mai non mi succedesse di farla, mi rimane qua e non scompare? Hai notato frutti arrostiti sul suolo? Mi chiedo chi sia l'artefice. Ok, quindi immagino dovrò lanciargli delle mele per terra. Sarei curioso di vedere uno sbadiglio di Torterra. Tu no? Ma poverino. Meganum si guarda sempre intorno quando viene qui. Forse cerca un amico? Chi lo sa? Magari c'è davvero qualcuno. Ok, quindi zone ancora vecchie. Devo fare queste mini sfide, vero? Ah, posso anche modificare il livello. Quindi possiamo anche tornare indietro a una quantità minore di Pokémon, magari. Vabbè, insomma. Vai e lancia le mele addosso ai piccoli mostri. Vediamo se... Oh, fermi voi due. Ma porca... Riuscirò mai a fargli una foto decente a questi qua? Ehi, tu! Direttamente in mezzo alle palle. Non gliene frega niente a nessuno di ste mele. Ecco. Ma l'hanno mancata. Ma poveri. Allora proviamo a lanciare una mela qui. Beh dai. Ah, ecco perché.
se la mangia bruciacchiata. Vediamo se riesco, esatto, ad attirarli un po' di più. Ma no, povero. Non volevo tirargliela addosso. Ho colpito quel povero Bidoof che stava lavorando. No, fermo lì. Girati. E che palle. Poverino. Non c'era bisogno di svegliarlo mentre dormiva. Aspetta, il Magikarp. Ah, cavolo, l'ho già superato perché mi ha distratto il Tangro. Ma povero, sta cosa di lanciargli le mele addosso è un po' cattiva. Voi due, fermi lì. Questi due non gliene frega niente se gli lanciamo la roba. Corrono e giocano, ma per i cavoli loro. Ma si era pure girata per farsi vedere lei. Ma che bella sta foto. Bellissima. Devo ricordarmi che in questo percorso devo lanciare subito una mela o fermare subito Grookey e Pichu. Sono gli unici due che mi mancano per fargli una foto buona. Dunque, Tangro, purtroppo non abbiamo ottenuto granché di foto. Ulla, addirittura 4 stelle. Qui sì, 4. Andrei subito su questa. Direi questa perché è più vicina e vediamo com'è andata. Ok, un Dodrio a 4 stelle ed è la primissima foto da 4 stelle che abbiamo ottenuto. Oro, poteva andare meglio. Oddio, già l'oro è un buon risultato. Oh, e Molga, altra foto da 4 stelle. Vediamo che cosa otteniamo. Oro, mini sfida completata. Ducklet, non mi aspetto nulla. Vabbè, pensavo peggio. E Tangro, foto nuova però, solamente di spalle. Per il momento credo che non avremo di meglio da parte sua, a meno che non la scattiamo subito appena lo vediamo, adesso che sappiamo dov'è. E Floreges, anche lei 2 stelle, oro. Dai, saliamo di livello? Quasi. Ah, siamo a metà del percorso. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Le dimensioni contano. Vediamo altre mini sfide se c'è qualcosa. Allora, questa è completata, perfetto. E abbiamo ottenuto, vediamo. Oh, carino, uno sticker elettrico. Questa qui, ti giuro, non ho capito come bisognava farla, ma è probabile che mi serva forse un altro strumento per attivare l'effetto. Dobbiamo trovare un Torterra che sbadiglia, va bene. Ehi. Ma pezzo di merda. Scappato subito. Mi ha guardato esattamente come guarderei io qualcuno se mi tirassero una mela mentre dormo. Ti stai nascondendo, eh? Lo so che sei lì. Stavolta l'ho presa, esatto. Tangro! Stavolta ti ho preso per bene. Caterpie! Oh, che carino lui! Vai a mangiare la mela, vai, vai! Mangia la mela! Ma quel Tangro voleva fregarsi la mela? Ah, qua c'era Pinsir. E che ne so io quando un Torterra sbadiglia, scusami. Oh, scusa, non volevo disturbarti. Ecco, questa è la foto dove sbadiglia. Madonna mia, non l'avevo visto la prima volta, mi sa, eh. Ma che bello. Bella, dai, questa è vicina. Voglio beccare per quanto... Poverino. Vai, mangia. Madonna mia, quanto vicino. Bellissima. Vediamo, qualche foto buona ce l'abbiamo oggi? Dio mio. Ecco, Tangro, ne abbiamo un bel po'. Punterei a quella da 2 stelle subito, però questa è vicinissima. Pinsir, ne abbiamo una in cui mangia. Torterra, questa qui perché darà la missione, 4 stelle addirittura. Combi, non è che ne abbiamo di bellissime, però. Utut, poverino, mentre gli lanciamo in faccia la mela. Marcro, molto vicina. Swanna con i cuccioli. E un Pidgeot, bello grosso. Dunque, parco di notte. Vediamo com'è andata. Allora, Scorbunny, qualcosa di buono? 4000 e diamante. Non male, dai, non male. Poi Tangro,
Questo è sicuramente meglio. Nuovo record, ovviamente oro. Pinsir, dai, Pinsir. È buona questa, ed è pur diamantata. Poi Torterra, mentre faceva lo sbadiglio, 4 stelle, missione completata, diamante. Pidgeot, che cosa abbiamo? Diamante anche questa, ottimo. Poi Swan. Beh, dai, poteva andare peggio. Markro, questa è nuova. Diamante? No, oro, fantastico. Poi Utut. Vediamo, almeno oro. Perfetto. Poverino. Combi invece non mi aspetto nulla. Ah, addirittura oro, fantastico. Siamo saliti di livello? No, non credo perché sono due zone di... Ah sì, invece sì, questo era livello 1. Stavo dicendo, penso siano due zone diverse, ma sono effettivamente due zone diverse. Giorno e notte. Ah, addirittura, una cutscene, non me l'aspettavo. È arrivato qualcuno? È il protagonista del primo! È il protagonista del primo gioco, quello! Palesemente, l'ho riconosciuto dai capelli. Ma che siete fratelli? Ti presento Todd. È un fotografo di Pokémon professionista, il suo lavoro lo porta ad ogni angolo del mondo. Tu devi essere il giovane talento che è riuscito a immortalare il Pokémon Lumina. I miei complimenti. Todd, hai con te ciò che ti avevo chiesto? Sicuro? Grazie, amico mio. Comunque, possiamo finalmente inaugurare l'esplorazione. Prof, ma quindi vi conoscete già? Sì, è un vecchio compagno che di avventure. Un tempo giravamo il mondo assieme. Ho anche beneficiato di suoi preziosi consigli durante la preparazione di questa ricerca. Ma pensa... Ah, quella deve essere la famosa navicella messa a punto per l'occasione. Mi piace, mi ricorda i vecchi tempi. Comunque, che ne dici di farci vedere le foto di quel Pokémon Lumina, dai? Tieni. Wow, ishashinjamaika. Chi è? Chi è sto ragazzino? Ma che vuoi? Ma vai via! Ma chi ti caga? Io non ti conosco neanche. Ehi, principiante, io sono Phil, l'allievo del maestro Todd. Certo, simpatico, simpatico. Certo, certo. Tornando a noi, mi piacerebbe prendere parte alle sessioni fotografiche di Spellux. Ma stavo pensando che forse Phil potrebbe darti una mano al posto mio. Se è la sua approvazione, non posso che fidarmi. Mitico! Ricorda però che mi sostituisci in via temporanea. Arrivato il momento, dovrai restituirmi il distintivo, perché tu non fai parte di questa squadra e nessuno ti vuole bene. Ah, però se sforno qualche foto epica, me la lasci, vero? Ah, tra l'altro, cos'è che dobbiamo fare? Ecco, è il tuo allievo e te lo sei cercato tu, eh. Ecco, il team 7 riunito. Deva, minna azumatta koto da shi. Aratamete. La madonna! Quanto si è ingrandita la mappa! Questa è Florio, l'isola che ci ospita. Noi ci troviamo nel punto evidenziato nella cartina. Oggi oltrepasseremo i confini dell'isola per raggiungere un'altra area della regione. Un'altra isola del tutto? Questa sarà la prima tappa della nostra avventura. Come mai proprio quell'isola? Ho rivelato un punto energetico particolarmente attivo. Lo sfrutteremo per teletrasportare la New One. Se non sbaglio, anche le cronache parlano di quell'isola. Esatto. Inoltre Vic riferisce di avermi avvistato un altro Pokémon luminoso. Fantastico. Allora, quando è che si parte? Quanto entusiasmo. Finalmente, dopo 100 anni, la regione di Lentil verrà esplorata di nuovo. Godetevi l'avventura. Cioè, in 100 anni nessuno è mai venuto a farsi un giro da ste parti? Vediamo altre sfide, tra cui... Eccola qui. Eccoti te, un Torterra che sbadiglia. Dobbiamo lanciargli una mela per farlo sorridere, d'accordo. Dobbiamo lanciare una mela per far mangiare questo. Dobbiamo fotografare uno tutto mentre sta su due zampe. Questa so già cos'è, è Pinsir in teoria, no? Dai, queste hanno fatte 1000 di foto di Scorbunny che dorme sopra di loro. E poi ancora quella di Meganium, ok. Vediamo se già mi fa scegliere la nuova destinazione. Nuova area disponibile. Che figo il vulcano. Che bella sta zona. Quindi avremo sicuramente Florio, questa zona qui dove c'è il fiume, la montagna, il deserto, il vulcano e quest'isola piccina picciò. Quindi signori, nuova zona disponibile. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.